questa è la moto del dottore. Il dottore ci ha visto e ci ha aperto. Eccolo qua. Non è vero che hai bussato? No, io ho detto, l'ho detto, sto registrando. Salve dottore, come va? Buonasera. Lui è il dottore, lui è l'organizzatore del DGR. Eccolo qua, questo qua, DGR. E mo nel corso della giornata, della serata, del briefing, vi spieghiamo un poco come funziona. E so capì. Senti, ho sentito odore di caffè. Sì. Ah, ecco. Dopo che ci siamo sbaraccati di un po' di peso, entriamo nel centro benessere del dottore, che ci accoglie con delle cosucce preparate ad hoc. Cosa sono queste, dottore? Stiamo facendo le prove per i gadget del DGR. Prove? Queste saranno consegnate, queste cravatte, saranno consegnate ai primi 200 che arrivano e che risulti che abbiano fatto una minima donazione, anche di 1 euro, donazione personale che risulta su tutte le pagine, riceverete la cravatta ricamata in omaggio ufficiale DGR Benevento. DGR Benevento. Ragazzi, se non vi scrivete, vengo lì e vi taglio le gomme. E vi scrivo io. E vi scrive lui, per forza. Ci vediamo dopo. Mo ci pigliamo il caffè. Ciao. Caffettuccio preso, ci stiamo preparando per andare a raggiungere il luogo del briefing e lì vi racconteremo il resto. Eccolo là, da notare. Cioè, c'è altro. Cose che io ancora non ho perché è il primo anno che partecipo, d'altronde. Il signore è qua che mi ha invitato, eh? Questo è 2018, a me i riconoscimenti partono dal 2016. Comincia ad atteggiarsi un poco adesso. Lo posso fare. Lo può fare, confermo, lo può fare. Andiamo, dai. È arrivato anche Clemente, altro membro. E andiamo, dai. Prima sosta per prendere le locandine. Siamo gli stampatori ufficiali. Okay. Ciao Clemente. Poi dopo. Ok, sono arrivato. Oh, caschetto nuovo. No, no, caschetto già da tempo però. Mai visto. No, adesso sta così qua. Locandine. Nel baule di. Nel cuo. Nel baule della moto di Dom. Direzione Benevento segna questo. Siamo ripartiti, direzione Benevento, dove si terrà il briefing. Ci vediamo dopo. Siamo arrivati a Benevento. Luogo del briefing. Bar VIP. Bar VIP, già ci stanno aspettando altri amici. Ciao Vitale, come va? Tutto bene? Un saluto per la stampa? Ah, sta già acceso. Online 24 ore. Ciao. Ciao Domenico. Si è allargato. Sì, si è allargato all'improvviso. Ciao, come va? Tutto bene? Tutto a posto. Buonasera. Buonasera. Ciao. Ciao Domenico. Antonio. Signorina. Ciao. Ciao. Domenico. Ciao. Come no, dai? Vieni qua, ragioniamo con questa cosa, ma non facciamo tardi. No, vabbè, per dire. Fino a qua giù, vedi? È tutto transennato. Allora, è tutto transennato. Noi
quello che pensavo. Qua sta una piccola apertura dove posizioniamo le nostre moto. Ma qua non ci possono proprio passare, già fanno a passare in moto dove stanno le transenne. Quindi la cosa che noi ci dobbiamo studiare, tu devi pensare. Poi te lo faccio vedere anche. Che vengono pure da fuori. Venendo pure da fuori, noi dobbiamo vedere questi dove entrano. Perché ci sta chi viene da sopra Benevento, chi viene da sotto, chi viene da una parte. Perché qua passano qua davanti. Qua trovano chiuso, fanno il giro. Bravo, dobbiamo andare a chiudere questo. Siete la vapone che lo forno là. Il forno quello là ce l'ho, ci danno quattro teglie dentro. Lui deve fare le pinze, lui, sono tante che le taglia in quattro e le serve. La dire a lui in quel caso di fare una cosa di meno. Usare il drone, che si porta il drone. Bellissimo. Allora, nell'arrivo delle moto, tu pigli l'arrivo delle moto e pigli col drone. E gli scatti pure delle foto, perché col drone gli scatta pure foto. Però mentre sto facendo il video non posso fare foto, devo interrompere il video e poi fare foto, capito come funziona il drone? Non te lo stabilisci tu come fare, nel momento in cui hai fatto un poco di video che stai pigliando queste moto, vedi una moto più particolare, stacca il video, casomai col drone stesso dicevi avvicinati, fai la foto, è una cosa che ti devi stabilire tu. Vabbè, me la gestisco io la situazione, esatto. Ma se io mi metto, io se mi metto, viaggiamo da soli e ci organizziamo, esatto, ci organizziamo. Dietro l'ombrello e la chiave in borsa va a lui, a Dob, e dovrebbe andare al meccanico, però il meccanico siccome sta nel tubo non ne ha più bisogno. Il sole è quasi calato totalmente, noi siamo ancora qui, la preparazione, il briefing sta durando abbastanza, ci sono molte cose da organizzare, cose da fare per il DGR di Benevento, quindi ragazzi si fa tardi, si fa notte. Sono le 8:15, briefing finito, stiamo andando via tutti, interrotto. Signori, è stato un piacere, buona serata. E voi? Ciao Tomè, buona serata. Ci sentiamo. Arrivederci, è stato un piacere. Luca. Ciao ragazzi. Ciao. Siamo da Luca Nuzzo, dottor Luca Nuzzo e amico, che ci dirà che cos'è il DGR. Ciao Luca. Ciao Tom. Allora, ci spieghi in modo preciso che cos'è il DGR, come fare per aderire al DGR e diciamo tutta, non proprio tutta, ma qualcosina, perché poi tutto lo dovranno scoprire loro, Andiamo qualcosina piano. Qualche indizio per il DGR. Allora, io ti dico prima di tutto che in questo caso sono qui come portavoce di tutti gli organizzatori del DGR Benevento, tra i quali ci sei anche tu. E quindi devo ricordare che quest'anno l'host rider, cioè colui che prende tutte le responsabilità di quest'anno, è Franco Rapuano. Ti dico questo anche perché ti voglio dire come ci siamo conosciuti, come mai è nato il DGR Benevento. Ti dico prima questo, poi mi rifai le altre domande, altrimenti dimentico tutto. Ok. Allora, ci siamo conosciuti in quanto l'unico posto dove si faceva il DGR in Campania era quello di Salerno, era il DGR Salerno. Noi siamo andati a Salerno, ci siamo conosciuti in quell'occasione. Poi dopo qualche anno è nato il DGR di Caserta, io ho partecipato al DGR di Caserta, poi è nato il DGR e poi abbiamo deciso di fare anche noi richiesta, comunque abbiamo fatto anche noi il DGR Benevento. Nel momento in cui parto io come DGR Benevento, il primo che mi contatta è Franco e dice finalmente il DGR a Benevento. Io lo riconosco da quella foto. Ottimo. Lo riconosco, lo chiamo immediatamente e da lì nasce, quindi subito, immediatamente è nata questa collaborazione per fare il DGR di Benevento. Non a caso ormai ti definiscono la suocera di Franco. È lui stesso che mi definisce la suocera per la pesantezza nelle informazioni continue, perché lo scorso anno sono stato io l'host, quest'anno è lui, quindi per esperienza io tendo a dargli qualche consiglio e allora mi chiama lui la suocera. La mia cara nuora, lui è la mia cara nuora, okay. Tanto adorata. E comunque ci siamo riusciti e abbiamo fatto questo DGR. Il DGR, dobbiamo dire prima di tutto, che è una manifestazione in beneficenza.
ha una risonanza mondiale in quanto nasce in Australia, è in beneficenza per la ricerca sul cancro alla prostata e i disordini mentali dell'uomo. È un evento di stile, di immagine, è un evento, è un, io l'ho sempre definito una giornata di recitazione dove tutti i partecipanti dovrebbero essere parte di un'opera teatrale di una giornata intera. Ecco perché a noi è venuta in mente questa idea del villaggio DGR. Noi lo scorso anno abbiamo fatto per la prima volta il DGR Village, penso sia l'unico al mondo, in quanto non abbiamo visto o sentito di DGR, io almeno ci sto da diversi anni tra i DGR, non ho mai visto o sentito un qualcosa del genere. Abbiamo fatto un villaggio preparato anche scenograficamente in modo vintage, totalmente dedicato al DGR. Quindi ci trovavi addirittura il bambino, il ragazzino che puliva le scarpe, ci trovavi la vecchia fotografa con le macchine fotografiche antiche. Quindi è tutto ambientato in un'altra epoca. Tutto ambientato in un'altra epoca, in un'epoca almeno di 20 anni prima a questa, in quanto il vintage si prevede che abbia almeno una ventina di anni di antichità, come si suol dire. Quindi abbiamo fatto questo DGR, è nato così. Quest'anno ci sono diversi cambiamenti, logicamente in base all'esperienza uno se vuole crescere deve notare gli errori. Qualche errore logicamente è stato fatto, anche se molti non li hanno notati questi errori, a noi fa piacere. Sono errori involontari, sono errori, sono, diciamo, errori dovuti a di percorso forse ad una maggiore presenza di moto in base rispetto alle iscrizioni, quindi c'è stata una bella affluenza l'anno scorso. Abbiamo di iscritti ufficiali erano circa 400, abbiamo superato i 400 di un bel po'. Ci credo. Forse un'altra mezza parte, diciamo. Ok, come facciamo? Come fanno gli amici che stanno adesso guardando il video se vogliono iscriversi e partecipare al DGR? Allora, cosa devono fare? Allora, l'iscrizione è obbligatoria, in quanto iscrivendosi rientrate nel database ufficiale mondiale del DGR, quindi l'anno prossimo avrete le mail di notifica, tutto. È obbligatoria l'iscrizione. L'iscrizione è obbligatoria sul link che verrà indicato qui sotto. Esatto, nelle descrizioni ci sarà il link. Io indico con le dita, dopo le mie dita ci sarà un bel link. Ok, piano con le indicazioni. Parlavo del link. Scusate, ma Sono indicazioni. Ok. E da quel link poi siete ufficialmente iscritti. Fate la donazione personale, mi preme questa cosa. Noi doneremo delle cravatte e dei ventagli ai primi, casomai 200 arrivati, vi dico 200 perché 200 sono più o meno sono le cravatte. Quindi gli uomini, i primi 200 uomini che arriveranno e risultano dalla pagina ufficiale Benevento aver fatto la donazione personale. Quindi se fate una donazione personale, vedete, quando vi iscrivete c'è una casellina dove dice sponsorizza me te stesso, in inglese sponsor me, trovate scritto lì sopra. Quindi cliccate lì sopra e sponsorizzate prima voi stessi, in modo che risulta la vostra donazione. Anche solo un euro, quando arrivate, avrete la cravatta ufficiale DGR Benevento, quindi con il loghetto del DGR. Ma questo per i primi 200 iscritti? Per i primi 200 che arrivano e che risultano iscritti regolarmente e che abbiano fatto almeno un minimo di donazione personale. Vi ricordo che il minimo di donazione è pure un euro. Non è 20 euro come vi risulta, stop! E questa situazione quindi la dovete fare per forza. Andate, cliccate sponsor me e vi fate la vostra donazione. È un euro, vedete c'è una casella che vi porta dai 20 euro a salire. Quelli sono le donazioni consigliate, non quelle obbligatorie. Sotto potete mettere la somma che volete, anche solo un euro. Ottimo, quindi detto questo abbiamo sintetizzato un poco quello che è il DGR, che cos'è il DGR, a cosa è rivolto il DGR. Penso che abbiamo detto abbastanza per il momento. Un'altra cosa bisogna dirla. Dilla. C'è il team, una volta iscritti potete aderire ad un team,
scendete sotto nella casella di ricerca dove c'è la lente di ingrandimento, cliccate DGR Benevento. Ah, esatto, sì, il perché... team DGR Benevento è il team che raggruppa tutte le nostre donazioni, le mie, quelle di Dom, le vostre, tutte quante, le mette insieme e riesce a dare una somma generale del team che cosa è riuscito a produrre. Quindi vi invito a iscrivervi anche al team. Quindi DGR, dopo l'iscrizione iscrivetevi al team Benevento. Giusto. Mi raccomando. Giustissimo. Ragazzi, perché sennò vengo lì e vi buco le gomme. Noi ci siamo preparati. Ecco qua. Benevento. DGR Benevento. 29 settembre 2019. Vi aspettiamo, iscrivetevi e andate a vedere tutte le informazioni, i punti d'incontro, le attrazioni che ci saranno. Vi anticipo qualcosina: spettacoli, esposizione d'arte, gioielli, dove faremo una cosa dove l'abbigliamento vintage è rigorosamente elegante, elegante, rigorosamente elegante, ci sta benissimo. Quindi sarà una cosa fatta bene. Ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, le iscrizioni, partecipate in tanti. I primi 200 che si iscrivono e arriveranno, perché non è solo l'iscrizione, ma è anche l'arrivo. I primi 200 che arriveranno il giorno del DGR riceveranno anche il gadget, la cravatta con ricamato su il logo del DGR. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao Luca e grazie per ciao a tutti. La delucidazione. A presto. Ciao.